Beh, prima di tutto, il lavoro che noi facciamo insieme è iniziato anni fa, un po' di anni fa, e ci siamo incontrate, abbiamo iniziato un po' a vivere in realtà tante cose diverse al di là del lavoro, proprio vivere, stare insieme, uscire, eccetera. E poi abbiamo trovato delle affinità proprio anche nella ricerca che stavamo compiendo tutte e due su due livelli diversi, perché la Fra lavora col video e io lavoro invece in teatro. E quindi ognuna di noi ha iniziato ha continuato il suo percorso e piano piano abbiamo incrociato questi cammini e abbiamo creato Strasse, che è un'associazione culturale che però vabbè, legata prima ad uno spazio e ora invece che agisce, cioè che è un modo di produrre delle performance, di creare dei progetti su questioni che ci interessano. Allora va bene, da sempre abbiamo lavorato usando lo spazio urbano e la città come, cioè l'abbiamo sempre visto come uno spazio interessante, nel senso di poterlo agire proprio e di poterlo usare come luogo da abitare, perché siamo molto affascinate da certi punti un po' misteriosi della città, dalle rotonde e dalla sua potenza, cioè che ha, no, essendo già così vero, concreto. E dunque, cercando di agire lo spazio urbano, siamo arrivati a fare Drive-In, che è l'ultimo lavoro che stiamo facendo, che è quello che stiamo facendo questa sera, che però Drive-In è la sintesi di questo cammino, nel senso che è come se fosse un viaggio di mezz'ora circa per le strade di una città, quindi all'interno di un paesaggio che è il mondo, però anche il palcoscenico un po', cioè. E durante questo viaggio dei meccanismi che sono quelli del teatro, cioè nel senso che noi attori abitiamo certi punti dello spazio che si attraversa e invece lei è l'autista, guida e sta zitta, non parla, e però accompagna lo spettatore all'interno di questo viaggio, cioè lo accoglie in macchina e lo porta in giro e poi lo riporta a casa.